Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Torna finalmente Chiacchiere fra Emigrati. È una vita che non facevo una video intervista con qualche amico italiano che vive all'estero come me. E oggi finalmente quindi siamo con Alessio che vive in Costa Rica. Ciao Alessio. Ciao, come stai? Allora, Alessio è anche un follower di Scherzo Moderato, infatti stavamo facendo un po' di chiacchiere sulla vita a Dubai, eccetera. E lui vive in Costa Rica, giusto? Esattamente, qui in Costa Rica già da 10 anni sono qua. Ah, come mai? Come mai? Io sono da 10 anni a Dubai, te sei da 10 anni in Costa Rica. Quando ti sei trasferito di preciso? Ho preso l'aereo il 3 di febbraio del 2014, quindi 10 anni e mezzo. Ah, 10 anni e mezzo, ok, un po' di più, sì, perché io invece l'ho preso all'inizio dell'anno del 2015, io in realtà devo ancora fare i 10 anni. Ok, e dove abiti? Dove sei? A San Cos'è? No, sono in una città vicina, beh, qui nel centro del Costa Rica ci sono praticamente le quattro città principali, una di queste si chiama Cartago, io vivo precisamente in una zona rurale, in mezzo alle montagne, fra due vulcani, natura completa 100% e sono qui. Sono padre single, vivo solo con mia figlia di 8 anni e mezzo, che è nata qua, e niente, qui vivo. Bene, bravo, bravo. E, allora, prima curiosità, perché poi vivendo all'estero ovviamente la vedo anche con i miei amici che hanno figli, io purtroppo non ho figli. Tu con tua figlia parli in italiano? Certo, rigorosamente. E spesso anche in dialetto veneto. Ah, bravo, bravo. Beh, però lei ovviamente starà venendo su bilingue, cioè lei parlerà anche spagnolo Sì, fluentemente. totalmente. Grazie a Dio, grazie al fatto che comunque parlo spesso con i miei genitori, con la mia famiglia. Lei si districa bene con le due lingue, non ha nessun problema. Sono io piuttosto che sto avendo un po' di difficoltà, spesso e volentieri. Perché come sono immerso, full immerso completamente, parlando solamente spagnolo, a volte quando ritorno dopo qualche mese a parlare in italiano, a parte, ripeto, quando ho le conversazioni con i familiari, ho un po' di fatica, sai? Però comunque No, penso che capita ti molto. capisco benissimo. Tanto l'italiano un po' lo perdi purtroppo, non c'è niente da fare. Sì. Cioè, malgrado io, voglio dire, faccio video in italiano, adesso non dico tutti i giorni, però faccio video spesso in italiano, però comunque un po' dopo 10 anni un po' la lingua inizia a perdere, si può fare. E mi rendo conto che, essendo stato per me la mia, diciamo, prima lingua è stato il dialetto, il veneto, parlo tranquillamente il veneto, però l'italiano, che diciamo che l'ho acquisito poi andando a scuola, e questa fase della mia vita, dove in 10 anni praticamente passato sempre quasi esclusivamente a contatto con ispanohablanti, e pertanto. Penso in italiano, però parlo in spagnolo, una cosa che non so, a volte mi devo obbligare a dover parlare in italiano, mi devo sforzare. E poi non so, se Sì, non mi capita sento. anche a me. A me capita anche molto spesso, sicuramente capita anche a te, che magari c'è un modo di dire un concetto che ti viene immediatamente nell'altra lingua, ma non ti viene in italiano. Dici, com'è che si dice? Esatto. E sai che è una baggianata, no? Che magari l'hai Sì. detta 1.000 volte e ti arrabbi di brutto e dici, porco Giuda, com'è che non mi viene quella parola, che è una parola... Esattamente, mi è capitato giustamente quest'oggi che non sapevo, in questo paesino che sono 1500 abitanti, qui in mezzo alle montagne, siamo quasi a 2000 metri d'altezza, e mi rendo conto che vicino a casa mia c'è una signora italiana, di origini italiane, che ci siamo messi a parlare italiano, parlavamo di schifo. Lei di origine siciliana e io dal Veneto, guarda, non ti dico il casino che abbiamo fatto, comunque è stato divertente. Allora, adesso andiamo esattamente al posto in cui sei e cosa fai lì. Raccontaci un po' cosa fai lì Beh, adesso, io perché ho lavoro. capito che hai una fondazione. Parliamo della fondazione. Esatto, parliamo della fondazione. Quando mi sono trasferito qui in questo posto, è stato grazie o a causa del fatto che, essendo padre single, volevo mia figlia crescesse in un ambiente, diciamo, sano, un po' fuori dalla città, fuori diciamo, dai pericoli dello malos habitus che hai oggi in dia, ossia delle cattive abitudini. Qui, fra tutte, sarà una mania mia, però qui in America Latina c'è quello che è il reggaeton, che è praticamente la musica
Non so come sia in Italia, non so come sia fuori da qui, però è uno schifo praticamente. Rispecchia tutta quella ideologia che sappiamo già di che tipo, molto volgare, molto oscena, misogina. E questo è tutta la società, parlo della musica, però poi si trasmette anche tutti gli altri, diciamo, in tutti gli altri ambiti. E avevo bisogno, volevo fare in modo che mia figlia crescesse in un ambiente, diciamo, più estraneo a queste brutte abitudini. E così casualmente un amico mi indicò di venire in questo paesino, ci sono venuto, mi sono ricordato il posto dove sono cresciuto, che in Italia, nella provincia di Padova, sono cresciuto anche lì in un paesino e ho preso la palla al balzo, sono venuto, mi sono trasferito qua. Tutto bello, non ho la possibilità in questo momento di farti vedere, però ogni mattina io mi sveglio con una cordigliera, una valle immensa, bellissima, ogni giorno con un panorama incredibile. E però purtroppo quando mi sono reso conto che c'erano delle cose che mancavano, diciamo, cioè l'educazione, per esempio, l'accesso allo sport, queste cose, diciamo, che considero basiche e nell'educazione di un bambino. Quindi, assieme a due altri genitori, abbiamo costituito questa fondazione e adesso, dopo 2 anni, stiamo mettendo in moto tanti progetti focali che hanno come obiettivo l'educazione. Per quanto riguarda diciamo, il progetto di cui ne sono più orgoglioso, siamo riusciti a mettere in piedi questo progetto che noi abbiamo chiamato Reforza e Educa, cioè rafforzare e educare, che consiste nel fatto che abbiamo stabilito non mi viene la parola in italiano, tanto per ritornare sul tema, un convegno, non so, un accordo con con una università statale la più grande che c'è qui in Costa Rica, che è la USR, che è l'Università della Costa Rica, e tutti gli studenti durante il percorso dei loro studi devono offrire dei tirocini. Pertanto abbiamo stabilito degli accordi, come ti ho detto, con questa università, che durante la settimana tutti i ragazzi, i bambini dai 8 anni fino ai 18 anni del nostro, qui si chiamano canton, che praticamente sarebbero come delle piccole province, dei piccoli municipi, diciamo, però sono molto, molto grandi, molto più grandi di come è normalmente in Italia. E si danno delle classi in questo caso, in questo momento solamente di matematica, gratuita a tutti quelli che ne hanno bisogno. Quindi per mezzo di Zoom o di Meet o di qualsiasi altra piattaforma, abbiamo creato questo sistema. Praticamente, qui naturalmente c'è da lasciare in chiaro che è una zona rurale e le zone rurali sono un po', diciamo, uno scalino più basso rispetto all'educazione all'educazione pubblica che c'è in Costa Rica. Pertanto, quindi, ci sono persone, molte famiglie con, non mi viene la parola, Bambini. bassi, come si dice, ingressi economici bassi, bajo recursos, sarebbe, Sì. non mi viene in italiano. E quindi praticamente non hanno la possibilità di accedere o poter pagare dei professori per il recupero. La matematica è una delle materie insieme all'inglese qui che sono più dove nelle quali i ragazzini hanno più difficoltà. Non abbiamo potuto mettere in piedi questo progetto per appoggiare per quanto riguarda l'inglese, però mentre per la matematica, come ho detto. Quindi questi ragazzi, chi ne avesse bisogno, di forma totalmente gratuita, ricevono virtualmente queste cose. Poi Ho abbiamo capito, ho insomma, capito. delle Allora, cose. facciamo un passo indietro perché ovviamente io sono curioso di queste cose. Allora, nel 2014, come mai ti sei trasferito in Costa Rica? Perché la storia viene prima dal 2014. Io avevo un'azienda che gestivo, lavoravo resine possidiche assieme alla mia famiglia. E è successo che praticamente nel 2011 praticamente si è stato si è, si è, il capannone che avevamo stato, si è incendiato.
causa di un vicino, insomma, andato a fuoco, e praticamente siamo trovati una mano avanti e l'altra dietro. E nient'altro. Poi da lì mi sono trasferito assieme alla mia compagna, con cui ho avuto la mia prima figlia, che lei attualmente vive in Argentina, perché è argentina, e ci siamo trasferiti a Međugorje, quindi a Međugorje, beh, benissimo. Siamo stati lì praticamente quasi 3 anni, fino dal marzo, scusa, dall'aprile 2011 fino al agosto del 2013. Poi lì abbiamo aperto una piccola caffetteria che è vicino alla chiesa lì, e sai, caffetteria, si vendevano i souvenir, all'epoca non c'era tanto WhatsApp, quindi praticamente avevamo messo in piedi delle cabine telefoniche, perché la valanga di turisti italiani andassero là, cioè potessero telefonare. E quindi, insomma, ci siamo tenuti in piedi. Poi è successo uno sgradevole, diciamo, episodio, diciamo, in cui facevamo le cose fatte bene, e i dipendenti li pagavano bene, giusto com'era, e siamo stati, diciamo, cortesemente invitati ad andarcene. Ecco, non è stata una cosa, preferirei non parlarne di quello. Ma dalla polizia stessa o dalla gente del Esatto. posto? No, la gente del posto, no. Assolutamente, dalla polizia praticamente. Ma dai, Quindi non è pensa a te. stato. Comunque, io se posso dire la mia esperienza quando è stato a Međugorje, ho avuto l'opportunità di conoscere, scusate per la luce, ho potuto trovare il meglio e il peggio di quello che si possa considerare l'essere umano, perché veramente ho trovato delle persone meravigliose di tutte le nazionalità, bianchi, neri, verdi. Ortodossi, musulmani o cattolici, e degli stessi anche il contrario. Pertanto è Ricordami stata una cosa, un'esperienza molto. Međugorje è in Romania, no, Albania, dov'è che No, no, è Bosnia-Herzegovina. Praticamente è? Bosnia-Herzegovina. sì, è la parte praticamente più sud, diciamo che è la parte croata. Che si trova in Bosnia. Loro, gli abitanti lì, non si considerano croati, non si considerano bosniaci. Pertanto, Ok. diciamo che è stata. Insomma, loro si considerano croati, Vabbè, sono anche quei se. confini che sono stati tracciati un po' così. Sì, Bravissimo. vabbè. Per Ok, scoprire quindi la sei stato morte. 3 anni lì a Međugorje, poi è arrivata questa cosa che sei stato invitato ad andartene, e a quel punto Esatto. E a quel hai preso il punto. mappamondo, l'hai fatto girare, pum, è piaciuto la ferra e hai detto là, no. Non proprio, cioè, più o meno è stato un po' deludente perché abbiamo dovuto lasciare lì il bar, il caffè che avevamo, cioè, ci siamo portati via niente, quindi sai, dopo l'incendio, dopo di esserci, perché siamo riusciti a metterci in piedi assieme alla mia compagna, adesso non siamo insieme, però insomma, abbiamo lottato assieme, diciamo, perché noi, come ti dicevo all'inizio, quando avevamo il nostro capannone. Facevamo lavorazioni in resina, facevamo pannelli decorativi che poi venivano usati nel mondo del mobile, insomma, per tanti motivi. Quindi è successo che quando hanno dissequestrato, per fare le dovute indagini i carabinieri, con i pannelli, che erano pannelli, non so se conosci le resine epossidiche, sono specie di creano come dei spessori che sembrano come vetro, all'interno ci puoi inglobare un po' di tutto, no? Noi inglobavamo foglie similori, una cosa molto bella. Con questi pannelli io ci ho ricavato praticamente delle croci, ci ho fatto le croci, ci ho appiccicato sopra un Cristo, compravo dei rosari e per rimetterci in piedi andavamo a bussare per gli autobus da una parte all'altra e vendevamo questo qua, questi rosari, euro tra euro abbiamo messo in piedi questa caffetteria, abbiamo ricevuto obiettivamente anche molti, molti aiuti. E poi purtroppo, sai, ci trovi un'altra volta con una mano davanti e l'altra dietro. Siamo dovuti un'altra volta andare via. Cosa fai? Io avevo già quasi 40 anni all'epoca e non me la sentivo di rimanere in Italia perché non mi sentivo tagliato fuori dal mondo lavorativo. Quindi avevo dei contatti qui in Costa Rica quando nel 2007-2008 ero venuto in vacanza, avevo mantenuto queste amicizie e si è aperta, diciamo, questa opportunità con quel po' di malloppo che avevamo riuscito a mettere in piedi, siamo venuti qua, poi con la mia compagna le nostre strade si sono separate,
E quindi poi sono rimasto qua perché insomma, mi sono preso la responsabilità di che c'era una bambina che stava arrivando al mondo, quindi non torno indietro. E poi sono rimasto qua e ho conosciuto da zero, qui mi sono trovato letteralmente da solo, fino a che non ho conosciuto qualcuno che, un italiano, un signore di 80 anni, scapolo, senza figli, anche lui di Vittorio Veneto, ormai è morto un paio d'anni fa. E niente, ci siamo messi a lavorare insieme. Veramente lui mi ha preso sotto la sua ala protettiva, diciamo la verità. E quindi ci siamo rimessi in piedi e niente, si va avanti. Ecco qui, un po' in brevis. Bella storia. E quindi comunque dai, allora, diciamo che, allora, domanda, perché comunque la Costa Rica secondo me, cioè io ho sempre avuto questa idea della Costa Rica veramente di un posto bello dove vivere, dove ok, magari non c'è l'abbondanza della ricchezza, però c'è quella serenità della natura, se, cioè magari, non so, magari nel centro di San José magari c'è anche la delinquenza, però nei paesini, o comunque fuori, diciamo, dai centri troppo affollati, mi confermi anche tu che c'è uno stile di vita molto sicuro, piacevole, a contatto col meno stressante. Sì, meno stressante sì. Purtroppo negli ultimi 2 o 3 anni, sì, circa, scusami, negli ultimi 4 anni c'è stato un crescendo vertiginoso della delinquenza, perché si è trasformato il Costa Rica in una via di cammino del narcotraffico praticamente. Quindi la violenza è aumentata tantissimo e qui la gente diciamo che si è un po' sorpresa, però questo è stato un po' la causa di quelle, come succede in molte altre parti del mondo, quelle leggi molto permissive. Qui c'era un governo di sinistra, c'è stato per 8 anni un governo di sinistra, quindi già sai, insomma, il lassismo che c'è sempre stato, insomma, Tutti ha uguali, fatto tanto sì sono che. tutti uguali, cioè, sono tutti uguali, quando Esatto, sai che sta la gente lo sai già, che sia in America, esatto. in Italia, in Costa Rica, sempre quelli sono. Non cambia niente. Quindi sì, è successo che c'è questo problema che il governo attuale cerca un po' di debellare. Un po' difficile perché, sai, Ma quindi, sono allora, purtroppo. scusami, perché qui ci vedo un collegamento a molti argomenti, a molte volte che ho toccato l'argomento. Cioè, questo, diciamo, via vai. Immagino che sia dovuto anche al fatto dei confini aperti dell'America e quindi c'è diventata questa specie di rotta o non c'entra niente quello. Perché tu mi hai detto negli ultimi No, no, 3-4 no, anni, fino a che c'è no. anche il fatto che l'America non ha più un confine sud e la gente entra continuamente. Attualmente quelle che ci sono state delle piccole ondate di migranti che venivano, non so come mai, dall'Africa, questo è successo ancora un 7-8 anni fa, poi non più tanto. Il problema qui è dal Venezuela attualmente, che molti scappano dal Venezuela, quelli sono gli immigrati che vengono qua. E come succede spesso, ci sono persone oneste e persone che no. E questo è il problema. Poi diciamo che il tema dell'immigrazione qui dipende molto ha molta influenza per quanto riguarda il Nicaragua. Pensate che il Nicaragua praticamente è il secondo paese più povero del continente, solamente dopo Haiti. E con la dittatura che c'hanno lì attualmente, molti vengono qua. Però non è da adesso. Infatti, mi sembra che più o meno il 40% dei discendenti attuali costaricensi, o Ticos, come si suol dire, chiamano se stessi Ticos, sono di discendenza nicaragüense. Quindi, diciamo, questi sono i problemi dell'immigrazione. Però non, sinceramente non so se sia solamente questo il problema della delinquenza. Sì, come spesso capita, ci sono degli scontri culturali dovuti alle abitudini che ognuno cerca di portare dal proprio paese, diciamolo così. Però non credo sia questo il problema del narcotraffico, è che hanno permesso, purtroppo, applicano delle leggi molto, molto blande, molto, molto leggere, mi spiego, tante spesso ci sono persone che fanno commettono dei crimini che sono spaventosi e poi li trovi in giro, mi spiego. Non capita spesso, però succede. Quindi questo qua è un po' la
Il problema è che come lo vedi? Aspetta, ti faccio una domanda. Ci sono lì comunità come ci sono in altri paesi dove magari ci sono gruppi di italiani che decidono di passare gli anni dalla pensione all'estero, eccetera? Nel nord del paese, scusa, nel nord del paese c'è una zona che è altamente turistica, che è la zona nord-ovest, che è la zona di Guanacaste. Si è sviluppata tantissimo perché lì piove pochissimo. Il Costa Rica, come territorialmente, immagina che sia come sommare, mettere insieme Sicilia e Sardegna. Questo è il territorio della Costa Rica, molto, molto piccolo. Però, nonostante questo, per il fatto di avere zone centrali molto montuose avere questi due oceani, che ci sono un'infinità di microclimi. La zona nord-ovest è quella che si presta più per quanto è il panorama, la cartolina, diciamo, del Costa Rica, con queste spiagge, tramonti. E quindi lì si sono sviluppate moltissime. Guanacaste si chiama. Esatto, Guanacaste, sì. E c'è un fenomeno che qui la chiamano in italiano sarebbe gentificazione. Praticamente, succede che le case costano tantissimo, tantissimi statunitensi che vengono qua, tantissimi. Infatti, c'è un aeroporto nella città di Liberia, che è la città più a nord, una delle 7 province che ci sono qui, che praticamente fa voli diretti con gli Stati Uniti. E lì praticamente ci sono moltissime persone che vengono da queste parti per la pensione, mi spiego. Ho conosciuto anche degli italiani, quella è la zona che si presta di più per questo film. Ho capito. Va bene, ascolta. Allora, mi rimangono un paio di minuti, poi dobbiamo chiudere. Tu qui, da lì, insomma, è abbastanza lontano. Ogni quanto torni in Italia? Beh, guarda, da adesso che non torno in Italia sono 6 anni, perché fra il Covid, fra che ho la responsabilità di mia figlia, quindi molto, molto spesso qui con il discorso delle scuole, quindi come vivo solo non ho avuto molte possibilità, anche perché non avendo famiglia qui non posso lasciare la figlia con terze persone, perché per uscire dal paese naturalmente devo andare via con mia figlia. Ho bisogno del permesso della madre, quindi questo qua è un po' un conflitto. E quindi si complica, c'è molta tutela per quanto riguarda i bambini, si sta molto attento a questa cosa qua, anche se purtroppo ci sono Ascolta, spesso. allora un'ultima domanda. Un italiano che vuole venire in Costa Rica, allora, immagino che lì più o meno il caldo ci sia tutto l'anno, ma il periodo proprio in cui non venire, così, guarda, evitate quel periodo perché piove. Questo in questo momento, dipende dalla zona innanzitutto, okay? Perché come ti ho detto ci sono moltissimi microclimi, per esempio nella zona sud piove 250 giorni l'anno, la zona dei Caraibi per dirti, però un periodo sarebbe proprio questo qua che non è proprio, da qui in poi fino a novembre cominciano le forti piogge, quindi diciamo che è meno idoneo. Va bene. Allora, grazie della chiacchierata, grazie mille. È un piacere. Spero che, insomma, a qualche italiano sia venuta un po' di curiosità dalla Costa Rica, perché io sono sempre stato molto curioso. Poi un'altra volta magari parleremo del fatto che io volevo comprarmi proprio casa in Costa Rica, poi per una serie di ragioni non l'ho comprato. E noi ci vediamo prossimamente, come sempre, visto che siamo follower di Scherzo Moderato, poi ci becchiamo su Scherzo quando vuoi fare un commento, ci facciamo anche un saluto. Fai un saluto a Ciao. tutti. Pura vita. Perfetto, ok. Ciao Alex, buona vita. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao.